Questa sera un pezzo di storia della Lega scrive un'altra pagina indimenticabile. Mai sfide banali tra Cotton e Bacci Football 8. Il Dream Team che fu contro la squadra dei record del presente. Super Eusepi che 2 anni fa butta fuori i campioni dalla Coppa. Loro che per vendicarsi infliggono a Bonfiglio le sconfitte più larghe della sua storia in Lega. Molon, Santarelli, Conti, Mazzesi, i duelli, le rovesciate, l'astio e l'amicizia, il rispetto e la presunzione. Tutto ed il contrario di tutto è stato e sarà la semifinale scudetto della Serie A della Lega Calcio 8. Cotton Club contro Bacci Immobiliare Football 8. Quanto potrà contare l'assenza di Alessandro Zamperini, grandissima forma per lui quest'anno, da questa semifinale di ritorno, visti anche gli scricchiolii all'andata della difesa del Cotton. La risposta dopo il sinistro d'artistico, il primo del match, alto sulla traversa. Il Bacci Immobiliare finora solo lanci lunghi a cercare Moretti, fuori misura come questo tentato da Molon. Il Cotton comunque, come dicevo, sembra molto più aggressivo. Forcina infatti Molon a mano aperta, subito mettere in corner. Il Cotton di essere entrato benissimo nella partita, non vuole evitare di fare quello cosa fatto nella partita di andata quando ha subito 2 gol. Qui nel frattempo sul secondo palo artistico, tutto completamente ed inspiegabilmente solo. È sempre il 10 del Cotton Club ad aprire queste gare, l'1-0 dei campioni d'Italia. La Bacci Immobiliare che se riesce a prendere spazi e fiducia al centro. Di Forcina, scusami, perché Molon sul primo palo va a cadere malamente. Allora il gol del 2-0 del Cotton Club lo sigla Forcina, segnano gli attaccanti. 2-0 per i campioni d'Italia. Le capacità offensive e la vena realizzativa di Artisti e di Forcina sono importanti e infatti parla il risultato. Giuseppi da centrocampo, Santarelli forse la vede sbucare all'ultimo e deve andare giù sulla sua destra, lo fa comunque bene in 2 tempi. Bene Tombesi, suo artistico se ne va, lascia lì il numero 10 del Cotton, poi trincia male però all'indietro per Giuseppi in controtempo, allora Forcina la porta avanti e calcia col sinistro, stavolta Molon mette la punta delle dita. 15° minuto, ha provato Eusepi in verticale a cogliere il movimento laterale di Moretti, sempre ben con la guardia di Conti alle spalle. Qui la spinta è invece di Ferretti su Forcina, dove c'è Tinazzi, invece va da Artistico, è sempre il solito schema e nessuno segue Artistico. È il gol del 3-0 del Cotton Club che forse archivia già in anticipo la qualificazione alla finale scudetto. Comunque adesso vediamo la Bacci che continua questo palleggio. Occhio Ferretti sulla traversa, il suo cross non voleva tirare ma va vicino all'1-3. Qui si addormenta Stenbock, non Fatati che è vigile, va da Artistico, il grande recupero di Eusepi che ha voglia da mettere in campo, potrebbero essere i suoi ultimi 25 minuti nella storia personale della Lega Calcio 8, di un artista di questo sport che va da Tombesi, un doppio tocco favorisce Blandino, attento ma sfortunato perché trova Stenbock, allora Moretti, Santarelli da terra con un gran riflesso col piede. Il Calcio 8... 3 gol di distacco possono essere recuperati davvero nel giro di pochissimi minuti. Qui trincia sul palo dopo un altro miracolo di Santarelli. Con trincia stavolta che porta il pallone, va da Stenbock, Monteforte sbuca dalle spalle, Monteforte, Molon ha 2 mani, è arrivato davvero dal nulla. Qui era arrivato un fischio in stereo da parte dei 2 direttori di gara sulla copertura irregolare di Forcina del pallone, allora sale ancora Eusepi che va e stavolta è sì, un assist che viene tramutato in rete da Matteo Trincia, il gol dell'1-3 della Bacci Immobiliare Football 8 che vuole tenere alto il tenore della battaglia, almeno fino all'ultimo. Probabilmente lascia anche adito e spazio ad un giro appunto sulla barriera, c'è anche un uomo sul palo. Gran nuvolo di uomini davanti a Molon quando parte Monteforte, Molon con il petto praticamente, poi cade a terra un giocatore della Bacci. Dopo aver segnato il gol, qui Blandino se ne va a 2 uomini, scusa Matteo. Dall'altra parte Artistico, aveva tentato il super pallonetto, Molon mette la manona. A uscire in nonchalance, a tenere questo pallone dalla pressione degli avversari, a cadere senza fallo secondo l'arbitro, allora Moretti, attenzione dentro, l'anzi esce Santarelli a chiudere la porta e poi Nolano la mette in calcio d'angolo. Più che a 4 minuti grosso modo, non c'è veramente più tempo, c'è da dire che la prima finalista di questa... Qui Artistico senza fallo nel frattempo palleggia perché vuole rovesciare e non va lontanissimo dalla porta. Ferretti, forse l'ultima preghiera da gettare in avanti per la Bacci Immobiliare Football 8. Eusepi calcia lui col destro, Santarelli se la vede sbucare all'ultimo e va ancora senza bloccare.
a cingere il 3-1, poi il rinvio ed è l'ultimo del match, triplice fischio del direttore di gara, è la quarta finale scudetto consecutiva per il Cotton Club che vince 3-1 contro la Bacci Immobiliare Football 8 nella semifinale scudetto di ritorno. Strameritata questa vittoria del Cotton anche sul computo delle due partite, è vero che all'andata era calata sul finale ma ha ripreso a giocare questa partita, questo ritorno in una maniera perfetta e nel primo tempo ha praticamente chiuso la partita, il secondo tempo è stata ordinaria amministrazione, grandissima l'esperienza, è normale, alla fine paga sul risultato finale. Il risultato finale che interesserà ora Giuseppe Pucci e Enco sarà quello del derby della capitale in via dei Fratelli Maristi 94. Domani Roma Calcio 8 Green Club contro SS Lazio Calcio 8. Si parte dal 3-2 per le Aquile di Andrea Maria Liguori dell'andata al W Euro. Dalla Stella Azzurra è tutto, da Alessandro Sticozzi e Matteo Ciaccarelli. Una serena notte.